Ben ritrovati, questa è la dodicesima puntata di questo ciclo, quindi naturalmente ricordo sempre che trovate tutte le precedenti e poi anche le future, sia nel mio blog personale Tracce, sia in tutti i social, da YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, eccetera, eccetera. Anche Mastodon. Detto questo, oggi parliamo di due concetti. Il primo dei quali ero quasi in dubbio se spiegarlo, confermarlo, ribadirlo, perché è talmente, diciamo, pubblico da più di 30 anni a questa parte, circa 30 anni a questa parte, che mi verrebbe da dire, beh, lo sanno tutti. Però in un'Italia in cui apri appunto i social e ti ritrovi strapieno di cartomanti, tarocchi, maghi, malocchi, oroscopi, beh, purtroppo credo che sia meglio ricordare che cosa? Che in Italia le banche sono quasi tutte private. Sono quasi tutte private e non è affatto sempre stato così. Vediamo un attimino di partire con i contributi. Questo, come vedete, è il sito di Banca d'Italia e qua estrapolo solo una frase, eccola qui. È saltato, ecco qui. Allora, le banche in Italia erano miste, nel senso che ce n'erano parecchie di importanti, di pubbliche, ce n'erano parecchie importanti di pubbliche e lo faccio vedere subito da quest'altro sito. Eccolo qui. In Italia avevamo di diritto pubblico il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli, la Banca Nazionale del Lavoro, il Monte Paschi di Siena, l'Istituto San Paolo. Mi dice niente San Paolo, Intesa San Paolo? Ecco, l'Istituto San Paolo di Torino era pubblico, di diritto pubblico, il Banco di Sardegna. Questo è stato, diciamo, il modo di la proprietà bancaria delle banche fino a, diciamo, gli inizi degli anni 90, nei quali è iniziato un processo di privatizzazione. Quindi, perché io mi permetto di ricordarlo? Perché sono convinto dalla mia esperienza personale che ancora molti, diciamo, anziani, ormai anziani, e non parliamo dei giovani che hanno pochissime nozioni in questo settore, magari pensano che entrare in una banca tipo Monte Paschi di Siena tu sia tutelato in un certo modo particolare, oppure Banca Nazionale del Lavoro, uno legge Banca Nazionale del Lavoro, beh, peccato che è diventata privata ed è fra l'altro di proprietà del gruppo francese BNP Paribas, quindi di italiano, diciamo, ha ben poco. Quindi è importante ribadire un concetto molto semplice. È vero che fino agli anni, inizio anni 90, c'erano diverse banche pubbliche con proprietà mista, con un forte comunque, diciamo, controllo e intervento da parte del pubblico, cioè dello Stato. Ma poi questa cosa è cessata. Faccio vedere anche questo studio di una dirigente sempre di Banca d'Italia, quindi siamo sempre nel sito di Banca d'Italia, e da cui mi ero preso alcuni appuntini, vediamo di ricavarli e di recuperarli velocemente, cosa naturalmente che ogni tanto anch'io vado in crisi. Allora, eccolo qui, apriti, 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 chissà perché si è completamente invertito l'ordine. Allora, eccolo qui.
Allora, ecco, gli istituti di credito di diritto pubblico statutariamente avevano lo scopo sociale di sviluppare l'economia delle aree in cui operavano. Le casse di risparmio e i monti di credito suppegno, anch'esse banche pubbliche, dovevano svolgere l'attività bancaria in ambito regionale. Le banche vengono privatizzate appunto a partire dall'inizio degli anni 90, un processo che è durato diversi anni, in linea con il processo di abbandono dell'economia da parte dello Stato a favore di un sistema economico pienamente di mercato. Quindi, diciamo nulla di nuovo, nel senso che a un certo punto la politica nazionale ha deciso, sai cosa c'è? L'IRI, Istituto Ricostruzione Italia e altri enti pubblici che avevano rimesso in piedi l'Italia nel dopoguerra, ed erano appunto enti pubblici, sai cosa c'è? Lasciamo perdere, andiamo completamente con il mercato, quindi con il privato. E quindi anche per le banche la politica, ripeto, a partire dagli anni 90, cioè il processo si è svolto con delle leggi emanate nel 1990, 1993, 94, 2000. Diciamo comunque prima che arrivasse il Movimento 5 Stelle, e appunto si è passati alla privatizzazione della banca. Ora, se noi andiamo a leggere proprio questo documento, appunto, di un dirigente, direttore centrale per la vigilanza creditizia e finanziaria, una delle frasi che viene detta, eccola qui. La proprietà pubblica di molte banche garantiva la separatezza, riconduceva allo Stato la funzione di controllo e indirizzo dei finanziamenti. Quindi un forte indirizzo dello Stato. E poi sulla separatezza vi spiegherò cosa vuol dire. Intanto vi faccio vedere che non me la sto inventando la frase, me la sono messa da parte su un appunto e vi faccio vedere che, eccola qui. Non me la sto inventando, la proprietà pubblica di molte banche garantiva la separatezza, riconduceva allo Stato la funzione di controllo e di indirizzo dei finanziamenti, quindi uno Stato che c'era nel sistema bancario. Bene, non c'è molto altro da dire su questo ambito. Banche che fino al 1990, banche italiane, vedevano un discreto, forte, un discreto indirizzo da parte statale, vengono privatizzate. E questo, ripeto, è una cosa che dovrebbe essere super chiara, super banale, super scontata, ma io ribadisco, in un'Italia in cui ancora ci sono i tarocchi, i malocchi, i cartomanti, i maghi, i negromanti, gli oroscopanti, tutta questa selva di truffatori, perché io lo dico chiaro e tondo, selva di truffatori, d'altronde lo scrissi nel 2009 e sono ancora vivo, per cui evidentemente se mi hanno mandato qualche malocchio, direi che è la riprova ennesima che non esistono queste cose. Io lo scrissi nel 2009, lo trovate nel mio blog sempre personale. Quindi meglio chiarire che appunto in Italia le banche sono sostanzialmente private. Quindi non aspettatevi particolari tipi di trattamenti o di garanzie pubbliche. Ora, detto questo, veniamo a un'altra cosa estremamente importante. Perché quella dirigente, eccola qui appunto, siamo sempre su questa schermata, parla di garantiva la separatezza. Che cosa intende per garantiva la separatezza? Beh, dovete sapere che al mondo c'è una questione dibattuta, e quindi ogni Stato, diciamo, si comporta in maniera, sceglie come comportarsi, ed è la cosiddetta separazione tra banche d'affari e banche commerciali. Quindi questa è la separatezza. Separazione tra banche d'affari e banche commerciali. Quindi fino ai primi anni 90 il vecchio sistema, quindi che vedeva
la presenza di diverse banche di diritto pubblico, di un forte comunque controllo pubblico dello Stato, garantiva anche questo discorso, c'era anche questa separatezza tra banche d'affari e banche commerciali, cosa che se voi fate una ricerca su internet trovate svalangate di articoli. Io qua vi ho fatto vedere la prima pagina di risultati, ma trovate svalangate di articoli appunto tra separazione tra banche commerciali e banche d'affari. Cosa significa banche d'affari e banche commerciali? Significa che in un caso le banche fanno prestiti a quella che è quindi l'economia cosiddetta reale, reale nel senso che è assolutamente, assolutamente vera, tanto vedo che mi si è frizzato come al solito il dispositivo, audio, video, scusate, quindi andiamo a riattivare il video così magari mi rivedete. Benissimo. Allora, detto questo, stavo dicendo, da un lato abbiamo le banche che fanno prestiti perché l'azienda vuole rinnovare il proprio impianto produttivo, acquistare nuovi macchinari più moderni. L'agricoltore ha bisogno del trattore nuovo, dell'aratro, ovviamente le famiglie hanno bisogno dei mutui per la casa, hanno bisogno di tutta una serie di prestiti per l'automobile, per tutta una serie di cose. E quindi queste banche sono quelle che concedono i prestiti alla cosiddetta vita vera, si chiama economia reale, finanza reale, vita, la vita vera, quella quotidiana. Dall'altra parte invece ci sono banche che non concedono prestiti, ma gestiscono il risparmio investendo. E quindi si parla di separazione tra banche commerciali e banche di investimento, oppure si usa anche il termine banche d'affari. Quindi banche di investimento, cioè investono i tuoi soldi, sei tu, famiglia, privato, libero professionista, azienda che gli porti i tuoi guadagni, il tuo stipendio, i tuoi risparmi, e gli chiedi di investirli in maniera che ovviamente abbiano un certo rendimento sperato. Ecco, in diversi paesi, tra cui per esempio la Germania, c'è questa separazione, anzi addirittura la Germania ha tre modelli, diciamo che ci sono i primi due, poi c'è un te c'è un terzo, terza, terza tipologia che è un misto dei due, però insomma ha assolutamente questa separazione, per esempio la Germania. In Italia invece questa privatizzazione ha tolto questa separazione che prima c'era, adesso invece una qualsiasi banca può fare qualsiasi operazione. E perché è importante parlarne? Perché se riuscissimo a reintrodurre la separazione, ne avremmo dei vantaggi. Diciamo che i cittadini, le imprese, le aziende, le persone normali ne avrebbero dei vantaggi. Io mi ero già aperto questa pagina, chissà perché il browser vuole sempre ricaricare. Allora, tantissimi economisti sono appunto per questa separazione, perché migliorerebbe notevolmente la stabilità finanziaria, impedirebbe alle banche di utilizzare bla 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 bla. Insomma, ci sarebbero dei vantaggi per le persone normali, le aziende, le famiglie, gli risparmiatori. Non ci sarebbero per le banche stesse, per i fondi di investimento, per la grande finanza. Ed ecco che in Italia, a riprova, a fortissimo indizio, nuovamente, del fatto che la politica è dominata dalla finanza e non viceversa, ecco, dico, ennesimo fortissimo indizio, se non prova, fortissimo indizio, giudicate voi, che anche l'anno scorso, Fratelli d'Italia, che sappiamo tutti è al governo, fa parte della coalizione di governo, hanno la maggioranza assoluta, questa
questa coalizione di governo, quindi possono fare le leggi che vogliono. Anche l'anno scorso è stato presentato l'ennesimo disegno di legge per la separazione, e quindi anche questo parlamentare di Fratelli d'Italia riconosce che i risparmiatori che effettuano i propri depositi nelle banche, che mischiano attività tradizionale con trading speculativo o proprietario, sono due volte vittime. Quindi persino Fratelli d'Italia ammette che la mancanza di questa separazione è deleteria per i risparmiatori, ma non lo è per le banche, non lo è per i fondi di investimento, non lo è per la grande finanza. E quindi, come al solito, questa proposta di legge, che da anni tutti cercano di portare avanti, tutti i partiti politici mettono la bandierina, anche noi ci abbiamo provato, ma in realtà una maggioranza reale non c'è. Quindi questo governo, che ha comunque la maggioranza, perché la coalizione, appunto, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, eccetera, hanno la maggioranza assoluta, quindi potrebbero fare questa legge in 5 minuti, ma non lo fanno. Ma non lo fanno. Vabbè, qui era solo, diciamo, la conferma che appunto le banche tedesche hanno questa separazione, hanno addirittura appunto il terzo tipo, che semplicemente ha un misto, è una fusione dei primi due. Quindi, in Italia, le banche fino al 1990 e anni successivi avevano una forte componente di proprietà pubblica, di influenza pubblica nel senso dello Stato, nel senso dello Stato. Dopodiché, come per tante altre cose, si avvia la privatizzazione, che è una delle peggiori cose che la vecchia politica ha fatto e continua a fare, privatizzando, dando tutto a un mercato che ha molti difetti, per cui, per carità, viva la libera iniziativa, viva l'iniziativa privata, però bisogna mettere dei paletti quando determinati soggetti diventano troppo grandi, troppo potenti e abusano della loro posizione dominante. Quindi qui non è il fatto di vietare l'iniziativa privata, ma ci mancherebbe assolutamente, libera iniziativa privata. Però se tu mi diventi troppo, troppo, troppo grande, come appunto la finanza, che è troppo grande, e noi e la maggioranza dei cittadini ha vaghe idee, spero che con questo mio ciclo di video ve le stiate chiarendo un po'. A quel punto lo Stato, le nazioni devono poter mettere dei paletti, dei limiti, dei vincoli, perché come abbiamo fatto per esempio con le leggi ambientali, che teoricamente ci sono, quindi un'impresa non è che può prendere i suoi rifiuti e buttarli fuori dalla finestra e nessuno la multa. Teoricamente, anzi anche praticamente, le imprese sono assolutamente, la stragrande maggioranza delle imprese ha tutta una serie di paletti giusti, perché per esempio i suoi rifiuti pericolosi vengano gestiti in maniera da appunto impedire danni. Ecco, questo non si è fatto con la finanza, che è diventata gigantesca, 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 e questo ve l'ho, diciamo, riassunto in quella puntata con i fondi, sui fondi di investimento, che appunto sono pochi e hanno la 30, insomma, poi le stime sono molto difficili da fare, ma si parla del 30% di forti compartecipazione nelle principali centinaia di aziende mondiali, quelle tecnologiche, quelle commerciali, quelle della logistica, dei trasporti, la farmaceutica, l'agricoltura, eccetera, eccetera. Quindi le banche vengono privatizzate anche in Italia, si perde quella garanzia di tutela che c'era prima con la separazione che c'era tra le banche, che si limitavano a prestare all'economia reale, ma non facevano investimenti che oggi come oggi sono soprattutto speculativi, e quindi ecco i rischi. E quindi ecco i fallimenti, da quelli 2007-2008 ai più recenti
della banca, della Silicon Bank negli Stati Uniti, a Credit Suisse in Svizzera, passando per le nostre dolorosissime, le quattro banche dell'Italia centrale e poi Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Perché appunto si è mescolato quelle che erano attività di credito, io banca ti presto del denaro, faccio solo quello e aspetto pazientemente che tu me lo restituisca, questo tipo di banca, e una banca invece in cui tu entri perché tu hai del denaro, tu hai del denaro che tu vuoi dare alla banca perché te lo investa, perché te lo investa. Attività a rischio, ma perlomeno sono io che vado lì su un soggetto completamente separato e quindi tengo tutelato il mondo reale. Ecco, questa operazione di tutela che si potrebbe fare in 5 minuti, che questo governo potrebbe fare in 5 minuti perché ha la maggioranza e quindi potrebbe fare come ha fatto tantissimi altri decreti senza chiedere all'opposizione, potrebbe fare anche questo naturalmente, ma non lo fa. E domandatevi perché. La mia totale convinzione è che appunto è la finanza a dominare la politica e non viceversa. Bene, detto questo, termino questa registrazione e vi do appuntamento alle prossime. Come sempre, se le trovate interessanti, condividetele con gli amici e come sempre, appunto, nel mio blog trovate tutte le precedenti e poi in futuro anche le successive. Buona continuazione a tutti.